Stiamo toccando con mano una Lombardia che cresce in maniera incredibile e compete col resto del mondo, anzi supera il resto del mondo. Qua arriveranno 20.000 studenti da tutto il mondo, aziende innovative, sta crescendo il Politecnico in Bovisa, qua arriverà la Statale, la Cattolica crescerà in Sant'Ambrogio, la Bocconi è fra le numero uno, quindi diciamo che qua l'investimento pubblico, privato, comune, regione, governo e partner privati trasformerà il dopo Expo, i milanesi avevano dubbi chissà cosa succederà, in uno dei punti di maggior bellezza, ricchezza e lavoro a Milano e in Lombardia per i prossimi anni. Vorrò portare qua coloro che decideranno l'assegnazione di Expo per il 2030 da primo tifoso di Roma e dell'Italia, perché anche la zona di Tor Vergata potrà riqualificare un'intera periferia come il post Expo ha fatto per questa zona del nord Milano, quindi una città e una regione che volano e ne sono felice. La sospensione della circolazione dei treni questa mattina ha causato qualche disagio sul traffico ferroviario? Ovviamente, ahimè, un terremoto con alcune centinaia di morti e con le ripercussioni che ha avuto anche da noi, meriterà tutto il sostegno e l'intervento economico, umanitario e sociale possibile. Mi sembra che sia tutto fortunatamente sotto controllo e gli allarmi di tsunami o altro si sono rivelati fortunatamente eccessivi. Detto questo, già in questa settimana sul tema cantieri sulle autostrade, cantieri sulle ferrovie, avrò due riunioni perché bisogna accelerare. Bisogna accelerare, ci sono alcune autostrade, penso all'A14, con la regione Marche Abruzzo, che hanno cantieri che vanno avanti da anni, da una vita, e penso ad alcuni interventi ferroviari che RFI dovrà fare, deve fare da anni, e vediamo di accelerare. Calenda ieri ha detto che in Lombardia non trova nessuno che voglia votarla. A chi? A lei. Va bene. Aspettiamo domenica. Poi io faccio il ministro che sta sbloccando opere pubbliche di cui altri hanno chiacchierato per anni. I lombardi sono persone concrete, io penso che Attilio Fontana supererà abbondantemente il 50% dei voti. E poi con Calenda ne riparliamo settimana prossima, però lui insulta quotidianamente, mi spiace per lui perché lo ritenevo diverso, io non ho tempo da perdere con insulti e polemiche, lasciamo decidere i lombardi che sono convinto decideranno bene. Quindi la proposta che Calenda lancia dal Corriere oggi di una bicamerale per il federalismo la respinge il mittente da fare la maggioranza? Lavoriamo, la priorità è il lavoro, non sono i bicamerali. Senta, c'è una retroscena su Berlusconi che avrebbe detto che voterebbe la Moratti piuttosto che Fontana. Che ha smentito, Repubblica ormai ha più smentite che lettori. Senta Ministro, invece dopo l'appello, diciamo così, della Meloni ieri su Cospito, il 41 bis, la maggioranza è tutta compatta con il Presidente del Consiglio? Assolutamente sì. Non si toccano alcune leggi sotto minaccia, sotto ricatto o sotto violenza. E se il 41 bis nacque per evitare che alcuni detenuti pericolosi comunicassero le loro idee all'esterno, possono essere mafiosi o terroristi, in questo caso se c'è ancora qualcuno convinto nel 2023 che la lotta armata sia la soluzione a un problema, che non possa comunicare queste folli idee all'esterno mi sembra assolutamente ragionevole. E non crede che il Paese debba essere tutto unito, compreso le opposizioni? Sì, lo credo fortemente. E quello che è successo alla Camera non crede che creerà delle divisioni? Io spero che si parli di giustizia con una riforma e non con polemiche. Poi per quello che mi riguarda non ho commentato e non commento. E spero che tutti abbassino i toni. Grazie.